Sì, grazie Presidente, non ho particolare, insomma, vezzo nel parlare per ultima. Allora, mi suggerivano qui che nessuno se la prenda, è una battuta, che forse il percorso pedonale più breve del Partito Democratico per andare in aula è stato perduto, però va bene, proseguiamo lo stesso, tanto so che mi ascolteranno. Innanzitutto, visto che ormai il dibattito è fra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, ci tenevo a farvi vedere una novità. La vedete nello schermo. Allora, scusate, parliamo, visto che insomma c'è bisogno di aggiornamento su ciò che è stato fatto o applicato in base al regolamento, che vi assicuro non è rimasta carta morta, lettera morta, ma siamo andati avanti anche nell'ombra, nel silenzio, ma siamo andati avanti. Difatti, se serviranno dei dati, sono ben disposta a farveli avere in Commissione Commercio, Congiunta Politiche Sociali, visto che il tema è di ambedue le commissioni. Questo è il primo accesso, la prima utenza del sistema Smart per il monitoraggio da remoto delle macchine VLT. La presento oggi con piacere perché è stata attivata pochi giorni fa. È la prima utenza di Roma, che è anche il primo capoluogo di regione che l'attiva. E abbiamo a disposizione 35 utenze per il controllo. Che cos'è il sistema Smart? È un sistema che non solo consente a noi il controllo delle VLT, cioè alle macchine più complicate e più pericolose, perché si possono inserire al loro interno solo banconote e anche di grosso taglio, ma servirà anche alla polizia locale. Per evitare, visto le tante competenze che già ha sul territorio, di recarsi presso i locali da gioco e controllare direttamente dal Comune di Roma o presso i gruppi territoriali della Polizia Locale se le macchine sono accese o spente negli orari di divieto. Faccio presente che l'ordinanza della sindaca che interviene nel 2018 e che stabilisce gli orari di accensione e di spegnimento delle macchine, e ripeto che è l'unica cosa, ahimè, che come comune possiamo fare, è stata attaccata duramente dai concessionari, duramente. È stato fatto ricorso al TAR immediatamente con richiesta di sospensiva. Il comune di Roma vince il ricorso al TAR e viene respinta la sospensiva. Ci venivano contestate illegittime fasce orarie dell'ordinanza e illegittimo potere di fissarle. Pochissimi casi di ludopatia a Roma, o meglio azzardopatia, perché ludopatia è un'altra cosa. Quindi dicendo che erano solo 323 casi, non abbiamo neanche la percezione di quanti siano 323 casi. Significa che di milioni di persone, anche in Italia, ma anche a Roma, migliaia e migliaia, 323 si rendono conto di avere un problema e se andate a vedere i dati delle altre città parliamo di 1, 2, 10 casi, a Roma ne abbiamo 323, c'è un sommerso pauroso. Detto ciò, però, ci hanno anche detto che così favoriamo il gioco illegale. Io direi invece che è notizia di oggi, tra l'altro, che sono state sequestrate e ci sono degli indagati su macchine del tutto simili a slot, ma in realtà non avevano autorizzazione, quindi non attaccate né collegate, e addirittura spacciate per dispositivi medicali contro la ludopatia. Ovviamente c'è una richiesta. Come vedete, il gioco illegale viene scoperto e allora parliamo di quello legalizzato e poi chiudo, Presidente. Ricordiamo che produce questi numeri qua. Gli italiani sono quelli che giocano di più in tutta Europa, siamo quindi al primo posto. Abbiamo un giro d'affari di 107 miliardi l'anno a livello statale e lo Stato ne intasca solo 10 miliardi circa. Il resto va spesso ai concessionari, quasi tutto. E ripeto che la Costituzione comunque stabilisce che chi guadagna tanto dovrebbe anche riversare tanto, ma questo ancora non avviene. Detto questo, io faccio anche un ringraziamento per questo sistema Smart, consentitemelo. Ringrazio i nostri parlamentari che hanno collaborato e hanno spinto molto per avere questo strumento, ma non solo per Roma, questo è per tutti i comuni italiani. Infatti non siamo i primi, ma siamo il primo capoluogo di regione ad averlo azionato. Ringrazio in particolare Massimo Enrico Baroni e Francesco Silvestri che si sono adoperati molto sul tema, anche insomma, diciamo, con la mia piccola collaborazione. Detto ciò, io direi che è tutto. Poi se queste modifiche, sì, sono di poco conto, riceviamo semplicemente una legge regionale, però poi parlarne in aula,
anche all'assenza dei consiglieri di opposizione, non tutta ovviamente, ve lo riconosco, è sempre utile e quindi sicuramente il Movimento 5 Stelle porta avanti questa sua battaglia. L'unico che è riuscito a portare a casa il regolamento sale slot e a disciplinare il fenomeno, e quindi voteremo ovviamente favorevolmente.